sbagliare la curva e ti fare lo stesso. Non me lo posso permettere, vorrei buttarmi in un'impresa come non posso benessere. Finisce che invece mi butto di sotto ed è meglio di no. No! Lo vedete? Perfetto. Allora raga, in bella parla va Nicola, affanculo va. Devil, buonasera. Eh sì, ti sei perso questa novità. Ci sono le faccine live. Quando scrivete in chat escono. Io avevo diminuito. Che merda che non si salvano i settaggi. Odio quando i settaggi dei giochi non si salvano. Allora, ah raga, questo gioco qua, come vi dicevo, esce mercoledì 19, esce ufficialmente su Steam. Questa è una versione beta, una versione review, diciamo. Cioè, Foxy, poi vedo, poi a mano che arrivano. Va bene Giovi, poi leggo dopo. O se è urgente dimmelo. Allora raga, iniziamo una nuova partita in solo. C'è anche la cop. Allora praticamente questo è un tra virgolette uno sparatutto di un twin shooter. Un twin stick shooter, scusate. Ho detto sparatutto, vabbè. C'è la levetta sinistra, ti muovi la destra per direzionare. Però non spara ancora. Questi qua sono i poteri che si prendono, queste cose, che c'è la zampa del corvo con la sfera in mezzo. E adesso spariamo finalmente. Yeah! Fire weapon! Quando muovo la levetta destra, il corvo spara. E niente, dobbiamo, vestiamo i panni del corvo. Ok, dobbiamo liberare tre corvi per finire il livello, praticamente. Ok, continuano a spawnare, mi sa. Non è semplicissimo, perché... per esempio, a differenza di Gungeon, qua non c'è l'automira. Non c'è la mira assistita. E non penso si possa mettere. Dio santo. Pure perché i nemici sono troppi e... quindi ok, il secondo corvo liberato. Ciao Nicola, grazie mille per essere ma che vola anche a retromarcia. Ciao Itran, grazie mille, bellissimo il corvo d'Italia, grazie. Lo stiamo provando, io l'ho solo configurato su OBS, non ci ho praticamente giocato. So solo che appunto è un joystick shooter e... niente più di quello che vedete, so. Questo è tutto ciò che so. E so che esce mercoledì, stop. Quiro! No, cazzo, sono rimasto incastrato. Sono dei che cazzo sembrano tipo pipistrelli, boh. Did you bring some fish? Black, grazie mille per l'host, benvenuto, come stai? Ok, abbiamo finito qua. Speriamo a tre adesso. Giaccio, il comando per Black, mi raccomando. Ragazzi, andate tutti a followare a Black, show map. Qual è? Select. Che sfizio. Wow, che zoom. Ok, quindi si ferma il gioco, è una sorta di pausa la mappa, perfetto. Una sorta di pausa. Ragazzi, dicevo, followate Black. Che dovete farlo, assolutamente. Black, ma la vuoi sapere una novità? Ho iniziato a giocare a Dark Souls. Al primo, ovviamente. Sono pure i bike. Ma sono tipo chest, sembrano.
Sembrano delle ceste volanti. No, sono dei morsi, delle mascelle, delle boh. Hero! Ok, adesso è più ragionevole. Prima avendo solo un fascio di spari era. Era un po' difficilotto, diciamo. Un po' troppo. Hero! Apriti, corvo. Ok, si è aperto. Run! Ok, la sigla di One Punch Man. Attende ai missili. Porca puttana. Ah sì, questo me lo ricordo. Cioè, sta meccanica, praticamente, quando vieni colpito perdi il power up. Però appena uccidi il nemico che ti ha colpito, riprendi il power up. Cioè, ti droppa il power up, più che altro. Oh, quanti ne sono? Ah, comunque qua ci sta la cosa bella, i cadaveri ti cadono addosso, quindi... No, ok. Quindi devi stare attento perché possono, i nemici possono usare i cadaveri dei loro amici morti per pararsi dei miei attacchi. I miei attacchi fatali e super potentissimi. No, madonna. Raga, così non mi fate leggere la chat, però, porca puttana. No, 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 no. Ah, poi Black, non so se hai notato, giusto per... No, 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 no. Dove, 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 dove? Dov'è? No, guarda chi l'aveva preso, quel corvicino là in alto, ok. Ah, sto pure morendo, tra l'altro. Fatemi recuperare la chat, che cazzo, guarda là, madonna. Attende alle emoji, sono ovunque, me ne sono accorto, madonna. Sono triste, ti odio. Black, ma mi dicono pure che sono bravino, già inizio a fare i PR, cose. Parole degli altri, non mie, ovviamente. One Punch, attacco on Titan, l'opening the world. Mamma mia, grande, Foxy. Non sto stringendo da 3, ti porto 4 più. Grande Black. Grande Black. Valmer mi sa che è andato, che avrà salutato e che avete salutato. Ciao Valmer, quindi mi penso che sei già andato. Ah sì, eccolo là. Ciao Valmer. Universe. Ciao Foxy, non scherzare, Black è tanta roba. Soprattutto su Dark Souls. Ho fatto delle run challenge OP proprio, mamma mia. Anzi, se volete vedere il vero Dark Souls, andate da Black. Madonna, che avete combinato con queste mosce. Bel gioco di merda. Tutto se dovrei vederlo senza tua camicia. Affanculo, Nicola. Allora, Black, io non volevo evocare neanche gli NPC. Però i ragazzi mi hanno detto no, devi evocarlo per la storia, la lore. Io sinceramente non lo so perché, tra virgolette, li ho accontentati, ma io non volevo farlo, è onesto, però non lo so. Comunque l'ho fatto, però già l'ho detto che non lo faccio più. Perché non mi ha dato quel gusto di farlo il boss. Cioè, alla fine loro lo tankavano, io facevo DPS, il Gargoyle l'ho fatto evocando Lutrel, se non sbaglio si chiamava così, e... Come si chiama quell'altro? Lutrel e Sunrise, la com'è? Sunny qualcosa, non mi ricordo. Quello del sole, come si chiama? For Pirate Rocking, come si chiama? Non mi ricordo. Soler, Lundriel e Soler. I nomi, non sono bravo con i nomi. Bene, bene, bene. Andatene da cazzo. Andate, boom.
Se si gioca Utrecht e Soler, ricordavo bene. Adesso Black sta levando il follow, mi sta levando l'host, mi sta levando la lista amici, sta levando da qualsiasi cosa. Mi sa. Ma in effetti io non volevo invocarli. Vabbè, ma levati show map, l'ho vista la mappa. In effetti io non volevo invocarli, perché raga, onestamente è stato easy proprio. Infatti l'abbiamo fatta bene, secondo try, perché il primo sono caduto giù come uno stupido, però. Sorry for party rocking. Ma no, mi state facendo venire complessi. Sorry for party rocking. Aperto così. Sì. Baby, 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 baby. Mana, mana, mana. Ah, ok, era due, via. Che roba è? È vero, Shake. Proprio lui, Gran Zaler. Battuta facile. Look at my old, my party rock. E ci siamo... LOL, Foxy. Praise the sun. Black, di la verità, sei... perché c'è una barra che me lo carica? Non lo so. Black, di la verità, sei deluso da me, vero? Che li ho evocati, vero? Ah, ci stanno i pallini là, ho capito. Sì, mi sa che è morto. Raga, però devo dire la verità, non è malvagissimo, eh. È molto scorrevole, sembra simpatico. Cioè, alla fine, parlando di shooter... Mannaggia. Parlando di shooter... Non è affatto malvagio. Come giocabilità, come manovrabilità, come giocabilità. Ci sta, molto fluido, scorrevole. Damn, sorry. Poi si deve vedere per la varietà di armi, di sparo, di potenziamenti in questo caso, come sarà, però. Refall party rocky. Be loud. Molto deluso, lo sapevo. È stata Barbara D'Urso, cioè Barbara D'Urso è il nome di un account che è venuto. È stata Barbara D'Urso e mi ha detto no, evoca, lo sapevo che non dovevo evocarli. Black, ti giuro che non li evocherò mai più, anzi. Dato... No, cioè questo è tutto l'attacco speciale, che merda. Anzi, dato che... Mi devo aspettare fino a lunedì per giocare con voi. Rifaccio un'altra run per fatti miei. E vaffanculo, me lo faccio da solo il gargoyle. Perché mi avete fatto evocare quello stronzo. Lo sapevo che non lo dovevo evocare. Ma comunque è assurdo. Io sto giocando a questo, ma io sto pensando a Dark Souls. Io in testa a me mi sto rifacendo il percorso. Ma già voglio creare il nuovo account. Perfetto, questo gioco mi sta completamente prendendo. E non parlo di Weaver o Crown. Non sei un vero che... Black, te lo giuro che lo vado a rifare il boss. Te lo giuro che lo vado a... Cioè, lo vado a rifare un'altra run. Scusate i ruttini, però dopo cena capitano. Lo vado a rifare un'altra run. Ma perché mi sono sentito pure io sporco, Black. Dico la verità, eh. Non è perché mo voglio fare il tipo... Io mi sono sentito sporco, infatti l'ho detto anche. Ho detto, raga, ma così non c'è stato sfizio. Cioè, io mi sento sporco. Ho detto. Sì, Nicola, ma... Sì, infatti... Change weapon. Ah, si cambia. Ok, si cambia arma per adesso. Poi cambiamo e andiamo a Dark. Dark Souls. Sì, comunque ce la facciamo un po' di Dark Souls. Che ora sono? Sì, dai, ce la facciamo. Facciamo finché non muoio qua, poi ci facciamo un po' di Dark Souls. Che questo gioco pure è divertente, devo dire la verità.
A livello di shooter, ripeto, per uno shooter è fatto bene. Cioè, è uno shooter, è quello che è. Ma però là mi sa che c'era... Mi sa che c'era un corpo per qua, vero? Ma perché? Chi ce l'aveva? Eccolo qua. Ma perché? Ah no, qua... What? Ma siamo a Dark Souls, guys, yeah! Oh, devo dire la verità, ma...